Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi, per come potete vedere dal titolo, siamo in compagnia di Goods 734. Mi sono capito sui 734 tan, tan, perché tan, 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 tan. È vabbè, quello lì è un numero segreto che poi ricorda la CIA. Sì, sì, esatto. Quindi oggi, per come potete vedere dal titolo, appunto, siamo su Yu-Gi-Oh! Duel Link. Siamo in compagnia sua, è un grande... Mi ha invitato lui a giocare. Sì, sì, ti ho invitato a giocare. Non mi sono dimenticato di invitarti a giocare. Ti raccomando di passare dal suo canale, che è tutto qua sotto in descrizione. Appunto, ci sarà il video che ho fatto sul suo canale per il suo canale. Nel senso, abbiamo fatto un altro video dove duellavamo e io sfida a duelli. Io sono lo stesso deck che ho usato nel tuo video, casomai. Perfetto, no, io questa volta ho cambiato deck perché quello lì era un po' sbilanciato. Giusto un po', però. Era un po'. Beh, questo è quello di Pegasus. Non l'ho mai visto questo deck, non ho idea di che carte ci siano, quindi... Io non riesco a capire ogni volta perché devo iniziare io. Perché tu vuol dire che hai fortuna nella vita. No, ma io non voglio iniziare sempre. Vabbè, perché devi fare la prima mossa, Non deve essere il turno di Maurizio Costano. Io uso le carte scartine, proprio posizionamento, così. Posizionamento neanche, oh cavolo, Questa che cosa fa? Beh, iniziamo così. Comincio a farmi già male diretto, ma non sai che ci sono deck che vincono utilizzando soltanto queste carte? Vabbè, magari perché sono cattivi quelli che le vogliono usare pure. Ok, io con la mia carta migliore, però non ho nulla, poi... Ma che è una cozza? Ah no, mostri. Metti paura, ho messo una carta coperta, quindi dovresti aver paura di quello che ho messo. Più o meno. No, come accade, poverino. Era l'unica cosa che avevo. Cos'era quello? Vat ragazzo. Vat ragazzo, vabbè, vado a chiamare come vuoi. Io pesco! Ce l'ho anch'io, vat ragazzo! È inutile! Non serve a niente. No, guarda, invece io lo utilizzo in questo modo, questo qui è perché prima hai utilizzato Rainer, altrimenti ti avrei lasciato mettere in posizione di difesa. No, c'entro. Faccio volere quel vat ragazzo. Giusto, e mi togli 1000, ma non ti vergogni, già in partenza mi togli 1000 tu. Ma questo è perché si doveva vendicare, lui ha acquisito il doppio potere per il vat ragazzo di prima che era morto e quindi... Giusto. Era proprio il doppio. Zan, zan. E non posso fare niente, guarda se mi attacchi, perché sennò sarebbe insensata come cosa. Ok, allora io mi attacco. Perché muoio se mi attacchi due volte. E questo che carta è? Ora peschi. Maximiliano Pegasus. Non era quello delle qualità dello zodiaco. Anche, sì. Credo abbia recitato più ruoli. Ultima posizione di difesa. Eh sì, che ho dimenticato che tu hai Evoke Kinder con bianco occhi blu. A me stanno capitando carte stupide proprio, che non servono a niente. Cosa farà il nostro avversario? Io evoco questo, che non serve a niente. Il vat ragazzo. E quindi con il vat ragazzo uccide l'altro vat ragazzo? E lo posso fare, sì. Eh beh sì, 1000 di attacco contro 500 di difesa, penso proprio di sì. Sì, dai, distruggiamolo! E questa sera ci sarà vat ragazzo fitto al forno! Ah, non ti ho tolto nulla. Perché è in difesa, quando sono in difesa non si prende danno, di solito. Poi ci sono pure i mostri. Ci sono pure i mostri che fanno danno quando attaccano in difesa. Sì, però dai, aspettiamo pure che evoco anch'io il drago, perché se no qua, guarda, non lo vedi, mischino che poi muoio pure... ho capito, ma tu vuoi evocare il drago, ma io qua che devo fare? Termini sempre il turno, ti riempi le mani di carte, tipo mago... Allora aspettiamo questo drago bianco occhi blu, vediamo, io intanto aspetto se riesce la carta che mi serve. Ma anche il mago nero, perché ce l'ho pure. C'è pure il mago nero, che cazzo? Mamma mia, c'hai proprio le carte più potenti del gioco. Non hai la carta pesante in mano, cosa hai in mano? Ah, ok. Ho niente praticamente. Ok, non hai più nulla, ti guardi le mani così. Mi guardo le mani così, dai, però dai. Guarda cosa faccio, io guarda cosa fa. Evoco un altro ragazzo però in attacco. Così se me lo vuoi battere, si uccidono tutti e due. Non perdiamo niente però. Ti metto questa possibilità. Oh cazzo! Evoco un mostro in posizione di attacco e poi... Guarda qua che simpatico, guardalo qua. Io volevo metterti in dubbio, volevo farti avere un dubbio esistenziale, lo attacco o non lo attacco. Ma io e poi prendo il mostro del 1003. Sì, ma tu mi hai tolto 1000 poco fa. Posso attaccare, quindi io termino pure qua. Abbiamo 500 punti di differenza, non è chissà quanto. È tanta. Ragazzi, ma guarda, si posiziona un altro ragazzo, te lo dico, è lui, in posizione di sta aspettando una carta che non mi esce. Io pesco tipo una carta a caso così, ogni volta. Questa è bella però, questa qui mi piace. Questa è una carta bella. Aia, qui qualcuno ora mi fa male. Questa è bella. Drago bianco occhi blu, mo tiro giù il drago bianco occhi blu. Perché non lo posso usare questa carta?
Forse perché era slot pieno, cos'è una carta magia trappola? Dato che mi ha detto di aver battuto ragazzo, io mi fido. Ho carte a casa, io non mi ricordo nemmeno come che si gioca. Allora, io pesco credendo nel cuore delle carte. Oh, che cos'è questo? Oh mio Dio, che cos'è questo? E tu c'hai tipo, quante carte hai in mano? 1, 2, 3, 4, 5. Eh sì, perché questo però è forte, questo è molto forte, attenzione. Infatti lo evoco subito. Va bene, vai, rispetto. Cioè, non sapevo di averlo, il bello di giocare con un mazzo che non conosci, guarda. E che non sai cosa hai. Infatti, sì, eh? È un pappagallo, è una fusione fra un pappagallo e un drago. Già, proprio ne hanno di inventiva sti giochi. E questa volta però te lo butto giù quel 1300 che mi hai distrutto due mostri. No, lascialo stare, che ti ha fatto? È stato cattivo, ho distrutto i mostri, però aspetta, tu non hai ancora una carta a quanto pare. Yes. Ok. E nemmeno ci pensavo più con questa carta. Ogni volta attacca e ricevi. Se è questa, l'avevo detto, ho tolto pure io 700. Vabbè, 7-7, 14, sì, alla fine sempre 500 di differenza, ti mantieni, però se tu hai sempre 500 sotto... Direi. Se tu hai carte magie attive, no, mi sa di no. No, non ho nulla di attivo al momento, una carta coperta, però... Mostra in posizione di attacco, guarda. No, non me lo distrugge, che ti ha fatto, dai! Sì, tanto tu sei una carta trappola, adesso non ho più che sicuro. Non è una carta trappola, è una carta magica, cazzo, non lo dovevo dire! Punto. Tanto tu farai qualcosa che mi farà annullare l'effetto. Ma quale effetto? Di quale effetto stai parlando? Non so, quale oscuro tranello stai gelando? I punti, i life points! Aspetta, ma non posso cambiare e metterlo in posizione di death? No, quando lo evochi lo puoi mettere soltanto in attacco, in difesa. E poi al turno dopo puoi decidere di cambiare. Mannella miseria, non mi esce mai quello che cerco, ma guarda là che cosa. Però volendo potresti distruggermi il robot qua, che... Vabbè. Aspetta, questo qui secondo me è il fratello del tizio della macchina, quella là di Futurama, quella là che è enorme, che ha la voce maschile. Il robot grande. Ho capito, la... com'è che si chiama? Quella rosa? Sì, attacca. Ci siamo. Il mio mostro attacca. Ma sei sicuro di ciò che hai appena fatto? No, non cambia niente. Se non evochi un drago bianco chi blu entro breve, io sarò costretto ad utilizzare la mia carta nel peggiore dei modi. E quindi mi fai perdere, giusto? Perché se non evochi un drago bianco chi blu, è una cosa carina, insomma. Beh, mi sembra giusto. Questa è l'ora di punta per i treni, non so se senti. Cioè, pieno di treni. A parte se a Trenitalia arriva che non passa mai, che poi arriva così tutto di colpo. Ma nella miseria, ho lasciato il mostro in attacco, non me ne sono accorto. È bello. Sì, ok, però. Mi sono dimenticato il mostro. E quindi mi devi 4,50 e quindi vado io sotto di 150, attenzione. Attenzione, una risvoltina che si utilizzano. Quindi vabbè, sì, tanto posso fare solo questo. Era della battaglia, ti attacco il mostro! Ma perché io ho paura delle api, infatti ogni volta scappo. Sì. Sotto di 150 punti. No, basta adesso. Calcola, siamo al turno 25. Sta durando tantissimo. Sta durando troppo. Io penso. È giunto il momento. Utilizzo la mia carta magica. Cos'è? Evoco. Abbandono. No, madonna, una pona. È l'unica carta buona di questo mondo. Senti, ma non è che potevi evocarlo al supermercato insieme a Randolph. Guarda, c'è anche l'animazione, è vero, perché è la carta di pelle, scusa. Ma dopo quella carta è spettacolare, ma dai, guarda qua. Guarda, è bruttissimo, qual è quel buco nello stomaco, mamma mia, è orribile. Ma che non mangia? E quindi tu ora mi distruggi. Ho evocato un mostro 00, però... Però c'ha un effetto particolare. Esatto, c'ha l'effetto, si chiama effetto rubamoto, chiamiamolo così. Ora, il tuo mostro è diventato il mio mostro. Ma non ce l'ho più io. E infatti, adesso ce l'ho io, se lo guardi è nella mia zona magia trappola. Ma no, mannaggia, metto anche un mostro. E tu puoi attivare qualcosa? Potrei. Potresti, ma secondo me ti conviene, perché se guardi, io ho 1650, 2000 e sto per finire le carte, quindi fra poco attaccherò pesante. Ok, vedete questo qui? Tanto non posso fare nient'altro, guarda qua. Attivo il mostro in posizione di attacco, ogni volta sempre queste animazioni. In attacco, ogni volta in attacco, mettilo in difesa, che almeno non più di danno. Aspetta, no, è che... No, mi sono confuso. Questa cosa faceva? E se l'avesse messo in attacco perché... Ma non ho fatto niente. Con questa carta proprio... L'hai attivata? Su cosa la puoi attivare per cui... No! No! No, non ci credo, sto vincendo. No! Ho vinto! No! Ho vinto! Non ci credo!
un pentolo potevo usare. Pure io non me l'aspettavo. No, vabbè, questo non me l'aspettavo proprio. Nemmeno io. Ero convinto che al prossimo turno avrei vinto, invece il bandone mi è rimasto vuoto e tipo, oh cazzo! E quindi ragazzi, io direi che anche qui ho vinto stavolta, ho vinto, sono brava Yu-Gi-Oh! No, non è vero. Mi raccomando appunto di passare dal tuo video che è tipo in descrizione. Allora, ti ringrazio tantissimo per avermi iscritto sul tuo canale, ringrazio ancora tutti quanti per aver guardato questo video, che ovviamente è stato decisamente molto più bello questo colpo di scena che sull'altro mio video, quindi... Vabbè, c'è stato un colpo di scena alla fine che non mi aspettavo nemmeno io, quindi ok, ci sta. E noi appunto ci rivediamo qui, come sempre, al prossimo video.